Ci siamo, ci siamo. Don't ask. And please bear in mind. I sottotitoli. Ok. Minecraft players lived in super scary dirt holes or tiny wooden boxes. Alzo un po' il volume, tutorials on my YouTube channel and a thriving builder. Si vada ragazzi sul launcher di Minecraft. One of my biggest Minecraft achievements and probably the one which I'm most proud of. Comunque inizia fra 27 minuti. City build from season 7. Over a year of placing blocks in survival and with both help and inspiration from the amazing Minecraft. Ma buonasera signor Tir. Hola! Cioè, volete Emerald. Hola, raga, che ci siamo tutti tranne il proprietario del Discord. Mi sa di esatto. Sì. Ma chi Bellissimo. Manda l'invito per il co-stream? No, io non ce l'ho il co-stream, sono povero. Ancora non ce l'hai? No, io la partner non la voglio, non l'ho mai voluta, non la voglierò mai. Non la voglierò mai. Ma che cazzo. E lui è arrivato mia. Anche il parone. Eccolo. Eccolo. Ciao. Ciao a tutti. Tutto bene? Tutto bene, sì. Vi state godendo il pre-show devastante, sì. Al solito. Oh, ma questo sono come io. Tech. Ma sono io! Come tech? Ero io nella... Ma... C'era tech, ti giuro! Cosa mi sono perso? Era la skin di tech tipo stortissimo con la faccia. Ah, okay. Esatto. Era Talk for Ply. Esatto. Tech, ma ero for sulla game barca over. Come nella mia vanilla. Che ero sulla perché, barca. No, in mezzo perché al mare. C'era una contrazione che stava inchiappettando un maiale. Cosa sto vedendo? Ok, domanda importante. Mi ha già iniziato malissimo qua. Da dove state guardando? Da YouTube. Da YouTube. Allora, io in realtà da Twitch. Oh mio Dio, adesso saremo saremo fuori. Oh! Però se guardate tutti da YouTube, metterò. Sì. Raga, sì, ma sì, cosa. Sì, sì. Ma io sto vedendo da YouTube pure, ho visto ora il maiale che è stato inchiappettato da una casa. Sono a 25 minuti e 20. Di... Perché allora su Twitch è partita molto prima, a me mancano 24 e 53. No, sei più avanti, te devi andare indietro. Io sono a 25 e 10, 25 e 12. Non si può tornare indietro purtroppo. Infatti. Vai su YouTube al limite. Andiamo su YouTube, sì, tutti quanti. Via. Avremo un delay di 20 secondi. Oh no! Rivedrai delle magnifiche scene. Ma perché c'è cioè, non puoi aprirti YouTube. Sì, apro YouTube. No, abbiamo noi il delay rispetto a Twitch di 10 secondi. Ah, vabbè, ma tanto vabbè. Se ne frega. Chi lo sta guardando lo sta guardando direttamente insieme a noi. Infatti. Ma sì, infatti. Allora, no, più che altro che siamo sincronizzati noi, se no ci spoileriamo tipo oh, e l'altro cosa? Infatti vi ho appena spoilerato l'importantissimo maiale inchiappettato. Infatti non capivo, poi ho visto... A quanto siete voi? 24 e 30. Ah, io 24 e 34, più avanti di così non va. No, io sono 24 e 26. Sì, vabbè, giusto, giusto. Secondi. Sì, giusto. Sì. Ok, 20, 19, 18. 18, 17, okay. 16. Sì, okay. Sì. Va bene, scusate chat di tutti, perché siamo un po' problematici con questa cosa. Dobbiamo fare... lo squad streamer, raga, lo vogliamo fare? Come volete. Ok, fai tu da capobranco dei paguri, Eren. Cosa devo fare? Zio? Aspetta, mi ero un attimo mutato. No, faccio io il capobranco, vai tranquillo. Ok, vai. Volete sapere cosa è successo a me? Che è successo? Allora, parte la mia live, parte il countdown, perfetto, si va a 5, 4, 3, 2, 1, cambio scena, boom, crash di OBS. Buono! Bellissimo, colpo di scena incredibile. Non mi è mai crashato. Comunque vi ho mandato l'invito, Ereneve. Vabbè. Volete fare squad streaming? Sì. Tanto sì, tanto. Vabbè, vuol dire che voi fate squad streaming e gli altri delle vostre chat verranno da me a cercare. No, nel senso, come chat non ci sono i sottotitoli in italiano. Per quello. Non c'è il sottotitolo in italiano. Crea un nuovo link da cui vedono tutte e tre le visuali, ma l'audio soltanto di quello che vogliono tenere principale. Audio e chat di quella che vogliono tenere. Sì. Gli altri due visuali le vedono più piccoline in basso. Ma cioè non è che si vede in automatico sulla tua home page. Si vede su un link apposito. Quello lo so, stavo pensando al discorso accavallamento. Ma siamo tutti in home page per caso? Voce, vai tranquillo. Boh, io sono in home page, non so. Sì, anch'io. Ok, Eme. Vai, boost di spettatori, raga, cazzo. Vai. Sì.
Ragazzi, dai, come sempre, il pre-show non lo caghiamo perché... No, cioè, io lo sto guardando con la qua. Chat, lo sì, lascio lì a vedere. Lo lascio andare. Sì, ma tutto questo, tanto sono domanda... tutte un po' cose... Vabbè, è il pre-show, scusate. Fino alle 18. Alle 18 inizia il main show, ragazzi. C'è, intanto, c'è un bellissimo countdown. Ci facciamo un po' compagnia. Ho una domanda per countdown. Tutti voi. Dai. Sì. Avete già votato? Sì. Sì. Io non ancora. Perché non ho idea di chi votare, mi fanno tutti cagare. Vabbè, è easy, te lo dico io, vota il Tough Golem. Vota lo Sniffer. No, no, il Tough Golem. No, allora, fide, no, lo Sniffer. Dicendo, quello che sto dicendo io fino a due secondi fa. Righi, grazie mille. Vabbè, voto ecco, il Rascal. Ma scusa, un mob che si chiama Sniffer non lo votate, scusate. Sì, bro, ma infatti... siamo in home page, non fare battute. No, ecco, giusto. Non ho detto niente, ho detto vabbè, solo così, poi ognuno pensa quello che io stavo solo per vuole. Dire che sniffa il seme. Non dicevo vabbè, vabbè, il semino allora. Antico. Il semino. Esatto, sì. no, ovvio, perché andate sempre a pensare male? Ma infatti lui a te l'ha fatto così, ogni volta. A proposito, mi muto un attimo che faccio una cosa con la chat, arrivo. Okay. Vai tranquillo. Okay. No, si sta dissociando con la chat. Si sta dissociando, sì. On page, io mi dissocio, signor Twitch, il canale è Tearless Raptor. On page, esatto, esatto. Quindi on page, non mi linciate. No, bellissimo. Ma io non posso, non sono in home page, quindi a posto. Poi quello ma siamo in due, Tech, siamo in due. Poi ricordi, sì. Ah, però aspetta, è mutato. Però sì, è vero, Simo ha dei precedenti, vi ricordo, quindi non può rischiare. Ok, no, infatti, ma noi staremo tutti tranquilli, sarò molto family friendly, come sempre. Vabbè, Tech, ecco. Non lo sei stato. No, comunque, il mio discorso era, nessuno dei tre mi piace, hello. Perché lo sniffer... Sarebbe stato carino se scusa un attimo, Tearless, c'è tizia carina giapponese che parla. Dicevo, sarebbe stato interessante se avessero aggiunto qualche pianta non puramente decorativa. Il Rascal lo... Cioè, raga, questo qui è Minecraft in Cino-Giappone. È così. È incredibile, è un altro gioco. Ed è fighissimo. Cioè, guardate. È troppo, troppo bello. Grazie mille, Shaggy. Per fortuna che ci sei tu. Mi puoi tradurre cosa dice la signorinella? Grazie. Cioè, guarda. Ma è tutto un altro gioco. Raga, io... Raga, c'è una cosa... È un mese che aspetto, anzi un mese e mezzo. Hello Minecraft, eu sou a Cherry, youtuber brasileira e assim como vocês, apaixonada por esse jogo quadrado. O Minecraft é um universo mágico cheio de possibilidades. Você sabia que é o jogo com o maior número de mods do mundo? O que a comunidade cria dentro desse universo é impressionante. Vabbè, sottotitoli, ragazzi, di Tolga già ci sono messi da loro. Monstros. Minchia. No, è serpentone delle penitenze! Mamma mia. Oh, la Create! Raga, vi ricordo, la Create Craft. Mamma mia. Questo è abbastanza brutto. Arrumare uma namorada? Ufa, è realmente um universo. Muito obrigada ao Minecraft e à comunidade por me permitirem fazer e ser o que eu quiser. Mas agora eu quero saber, quais são as novidades de hoje, hein? Hey everyone, my name is Rage Elixir and I create content about everything Minecraft, from my survival series, roleplay, food challenges, raga. Dai, qualcuno ci è arrivato, dai. Che non ci siete ancora arrivati? Such as going to space. Oh my god, we're actually taking off. Spawning scary mobs. Okay. Oh, what the heck is that? Become the strongest player. Ah, I'm gonna die. I'm gonna burn. Wait. I didn't take any damage at all. Taming pet dragons. Oh, there it is.
Io non posso dire nulla, ragazzi, di quello che stai scrivendo. Ti dico, allora, se corrispondono. Lo sniffer vince a mani basse, ragazzi. Sicurissimo. I dati del web sono così. Io l'ho fatto anche ieri su Instagram e ho avuto gli stessi risultati. 70, no, 57... e lo sniffer e gli altri. Sì, ma sicuramente vincerà lo sniffer. Facciamo anche qui, infatti lo faccio anch'io. Sì, facciamolo tutti, così vediamo un po'. Tanto più bravi, bravi, copioni, bravi. Cioè, è una funzione di Twitch, cioè. No, no, è una cosa che ho scoperto io oggi. Non si può fare. Comunque, quanto è bello che dopo quanti anni che riusciamo a stare in una chat tutte e quattro. Sì, è vero. Mi chiedevo. È un sacco che non interagiamo così. Veramente tanto. Sì, è una sorta di reunion particolare. Esatto. È bello, boys, è bello. Tana. Raga, più tardi chi registra Murder? No, Murder no. Però c'è tanto tempo delle la skirmish. Comunque hai detto gli Spicy Boys senza Tano, quindi gli Spicy Boys. Io infatti, ma la cosa divertente è detto, raga, guardate che oggi siamo insieme agli altri e in chat, ma chi è, ragazzi, gli Spicy Boys sono riuniti e tutti a scrivere, quindi c'è RNT Red Tech. Povero Tano, cazzo. Povero. Al volo. Non c'è perché, ragazzi, è in giro a fare, a cercare monetine nei campi con il metal detector. E quindi Io quando mi dicevano, ma chi c'è là, dicevo, ah, sono io, Eme, Tech e un creator di FIFA. È vero, sì, no, è vero. È vero. Un FIFA man. Un FIFA. Parlo un attimo con la chat. Sì. Those are fast daggers. Oh, shockwave plus swirling and radiation. Raga, io non apro, come si chiama? Minecraft Dungeons da un botto. Okay, you know what? I totally forgot to change up my web for my trinkets, but that's okay. And now what kind of loot do we get from the loot box? Lord, puoi fare il sondaggio del se Sniffer Rascal. Lo faccio io, capito? Okay, though, because we still got some sweet moon daggers. So I hope you enjoyed that little adventure today in Minecraft Dungeons. If you did like it, let me know and enjoy the rest of Minecraft Live. Ehi, hey, sono Troyro Tutors y es un placer poder estar en este Minecraft Live. Ah, c'era già. Già fatti, ha vinto lo sniff. Ma non ha votato nessuno. Il contenuto che io hago de Minecraft para YouTube. Así que os dejo unos clips y espero que os gusten un montón. Un saludo. Lord, lo puoi rifare, per favore? Che passa se ti rompo questo? Oddio. Che cazzo è inutile? Ti rompo qui? Que torta me he dado. Pero bueno. Yo creo que es mejor tirarse por los lados. ¡Sígueme! ¡Yupi! ¿Pero qué? Momento Sasage, yo. ¡Yupi! ¡Yupi! ¿Dónde está? ¡Yupi! ¡Yupi! Me estoy yendo. ¿Qué es esto? Mira, úsalo, úsalo. Está más guapo, ¿eh? Working phone. Dale, dale. ¿Pero qué asco? ¿Qué? ¿Por qué explota un teléfono móvil? ¡Petrolero! Spider cerdo, Spider cerdo. Hace lo que un Spider cerdo hace. Puede columpiarse en una red. Pues no puede. Es un cerdo. Atención. Qué torta asada el cerdo. Ma hanno messo il bonk. Hanno messo, ragazzi, il bonk. Prueba. Funciona. Funciona. Raga, sono stunnatissimo da quello che sto vedendo. Cosa stai vedendo? Ah, di quello del... I video verticale? No. Persona con... Hello, I'm Kipley and I've been doing SMP videos on YouTube with my friends for around a year now. And I've loved using all the new items from all the new updates to try and like escape really interesting situations. You could definitely say I've been in some very tricky situations. Oh my god, these guys... Rico, grazie mille. It's fine, okay? Even in difficult situations, we can get out of this. You're pretty rude right now, and honestly, this is gonna be your end. Right. Get it? No, so you are honestly, gonna give me the marks. No, I'm gonna kill you. Wait, what? Goodbye. Wait, what? Io mi dissocio a lui, da quello che ha scritto. Welcome to Fight Club. I'm sorry. What? I'm sorry. I had to. She was getting too close. Yes! Io non sto capendo che stanno facendo. Oh! I have
Oh, GG. Oh, 69 livelli di esperienza. Ma è Dream al femminile lei. È Dream al femminile. Bro. Sì, no, raga, però, ma io non me lo immaginavo così Dream, ragazzi, scusatemi. Io non me lo sono mai immaginato, cioè non so, sono io. Io non me lo sono immaginato mai senza pensato. Naso, non so perché. No, io sì, a me piace, cioè, sotto sotto. There's someone behind you, buddy. Okay, run, this is our chance. See, we do escape. I hope you guys enjoy Minecraft just as much as I do, even in the challenging moments. And I hope you enjoy the rest of Minecraft Live and all. Carina come cosa, carina. Okay, bye bye. It is so cool to see all of the different ways that people are playing Minecraft, especially when they're playing with their friends. Hello everyone, my name is Gemini Tay. I am a content creator from Newfoundland, Canada. I play Minecraft, creating videos and builds within the game that focus on storytelling and fun. Okay. I am here today to tell you all about storytelling su Minecraft SMPs, as I am currently a part of two. Mancano 11 minuti e 20 secondi. Empires and Hermitcraft. Let me tell you all about them. Now, before we get started, you may be wondering what is. Non faccio il ban della voce. Let me show you. SMP stands for Survival Mode. Grazie mille, ciao. It is when you play Minecraft Survival Mode with your friends. This is one of my favorite ways to enjoy the game. Let's go take a look at the SMPs that I am currently in. Welcome. Vediamo tutte le votazioni del mob. Each of us on this server created a character to play and Sniffer. To build within. Heh. We focus on friendship and storytelling here, creating. Spoiler, okay. L'ho detto apertamente. Però se avete Windows, barra di ricerca. Mm-hmm. Beh, adesso sì, non può dire oramai. Sì, beh, si capisce. Vabbè, comunque c'è l'immaginina del giorno, no? Se li cliccate lì si apre il consigliato, le news di Bing. Esatto. E si vede che oggi è la giornata internazionale di archeologia. Niente, l'ha detto Eme. Vabbè. Ah, perché, ah, pensavo che era tipo un po' un attacco per una frase. Non vuol dire nulla. No, non vuol dire nulla effettivamente. Però cioè, però secondo me può essere cioè, troppo scontata però come ma cosa. Ma su Bing questa cosa. Ma no, proprio sì, sempre che Bing è di Microsoft. Se cerchi quindi altrove non. Io ho aperto Bing e la prima cosa che mi hanno linkato è che dice articolo: Pescara nascondevano soldi nel pannolino, arrestati due spacciatori. Era la prima cosa che mi appare. Ma no, ma vai nella home tipo quella di Google, quella dove c'è la ricerca. È l'unica cosa che mi appare. Ma no, la barra di ricerca. Oh, raga, Francia. Oh, Francia è molto vicina all'Italia. YouTuber e streamer sur notre server che è connu ici et qui s'appelle Polycube. Personnellement, moi, ce qui m'attire le plus sur Minecraft, c'est avant tout l'aspect technique, la redstone, les usines. J'adore par-dessus tout automatiquement. Vediamo i prossimi. Ah, c'è Francia, chissà, Germania. C'est probablement un petit peu. L'Italia mai, regà, l'Italia mai. Prendre dessus sur le jeu. Et j'aime encore plus me lancer des défis d'usine originale, comme par exemple ici. Avec no, no, sono messo giusto, raga, copro soltanto il timer per quello. Perché se c'è la facecam delle altre persone, sono almeno la vedete. A nous deux d'être super complémentaires, de faire des belles bases. C'est d'ailleurs en fait ce que j'aime le plus sur Minecraft, un petit peu cet aspect multijoueur où peu importe l'âge, chacun a sa façon de jouer avec ses propres compétences. Sur les vidéos, ragazzi, lo snip 66%. Et Minecraft permet en fait de tous. Mancano 8 minuti. En dépit de cet écart générationnel, pour construire des choses toujours plus grandes, plus impressionnantes, mais aussi pour s'amuser, rigoler ensemble, se donner des conseils, partager ses découvertes et connaissances du jeu, ou tout simplement discuter. Sì, comunque ormai c'est toute cette robe dell'SMP, ragazzi. Du multijoueur, c'est de pouvoir jouer. Bello, bello, figo. De rencontrer des nouvelles personnes, et j'encourage vraiment tout le monde à jouer en multijoueur, à partager sa créativité. Minchia di mo, no, piccolino. Piccolino devo dire, modesto. Porca zozza. Hello everyone, my name is Pellicent Marine and I'm an Australian content creator who loves building and also makes some SMP content too. You may or may anche loro SMP, raga. Craft, but I also play hardcore survival too. Let's just take a little bit of a dive into what kind of hardcore player I am. Can I have the food, please? Ah, lei gioca in hardcore. And I go boop, and I get some pork chop. Boopy scary night time, better go to sleep. Okay. Lei gioca in hardcore, ok?
bonk, little, like, zombies coming towards. Magari aggiungono strutture, cose da trovare, nuovi fossili. Cioè, sinceramente, dopo due anni non hanno fatto nessuna aggiunta rispetto a quello che avevano due anni. Però io tipo penso che, come si chiama, che non vanno a mettere robe di nuovo nell'overworld. Cioè, dopo l'1.18, 1.19 l'hanno toccato un po' troppo. Dove lo toccherebbe, però quello è vero. Però una struttura in più e me. Cioè, l'hanno fatto anche quando hanno aggiunto, non so, il tempio dell'oceano. Alla fine spawnava in modo schifoso in mezzo alla roba e tanti saluti. Ma non lo so. Qualcosa lo devono toccare per forza per aggiungere contenuti. Sì, sì, se no anche i blocchi dove li prendi? Può essere che non toccano l'overworld. Comunque, cioè, da queste premesse l'end update è difficile immaginare. E se fosse invece l'Ancient City? Città antica, portale della città antica che ti porta nella preistoria o comunque in un'altra dimensione dove ci sono cose d'archeologia? Ti fermo subito perché hanno detto in passato che prima di aggiungere un'altra dimensione, che sanno che è nella top lista dei desideri, devono migliorare le altre. Ok, va bene. A seguire hanno migliorato il Nether, manca l'End. Già, a meno che non ritrattano, se hanno tenuto fede a quello che hanno detto, non posso farlo per il momento. Sì. Troppo, perché sennò, ragazzi, si sboccia. No, infatti. Vediamo. Però, dico, Archaeology Update, se lo fanno, io non mi aspetto Archaeology Update. Cioè, penso, che ne so, Ancient Update. Sì, esatto. Vabbè, Archaeology è un po', diciamo, una cosa. I love running the vaults with my friends as we get double the loot, which is il dungeon, misteri, tesori, qualche cosa. Esatto. Actually, è tanto un debate, è soltanto un PvP update, cambiano le cose e poi chiudono. Sì, se fanno un'altra versione di merda, basta, hanno chiuso. Cioè, basta Minecraft, Simo. Basta Minecraft. Ok, everyone, the main show is approaching, which means. Raga, la mia camera non è sfocata. However, before I do go, we're going to take a look back at the past year of Minecraft. Of course, no look back would be complete without taking time to remember Technoblade. And YouTube is preparing a wonderful tribute video to remember him. Ah, sono di Technoblade. Minchia. Porca troia. Perché? Minchia, raga, il tributo per Technoblade. Questo ci stava, eh. Sì. Ci stava. Poverino. Minchia. Technoblade, sì. Technoblade, never Eccolo qua. Povero Technoblade. Porca troia. Sì. È stato un mini tributo a Technoblade. Sì. Sì. Un po'. I think I found the golden egg. Ma che cos'è questo? Minecraft, okay. 最高的金字塔. This video of 2022, and if you've been following the channel for a while, you know this is also one of my favorite videos to prepare. What's that dolphin? Why? Adesso stanno facendo tutti i vari creator del mondo. Anche perché mancano 4 minuti. Mamma mia, raga, i lucky block. Yeah, that's terrifying. Green light. Mattina, vi quanto diamanti in tre partita. In tre, 9 diamanti. 9 diamanti. È igualzinho, bello. No, è molto pesante. Sarà che si pack. We got everything. Sono tanti creator che però mai visti. No, raga, nessun italiano. Focused on accessibility and building inclusive spaces. Ikke skill. Ikke skill. Og så herpa du gresset. Det var det du gjorde. Ja. Oh la la. Yes. Oh. Hello.
Ma? Vabbè, ma... ha sido replicar el planeta Tierra completo en escala 1-1. Mira, te voy a secuestrar. Oh, mira, oh. Oddio, ma lui lo conosco quando faceva beatbox. È tipo Ikakin, una roba simile. Ma? I'm actually running on survive 100 days in realistic Minecraft. Inca. Very good. Okay, now what I would like to do in this hardcore world is not just survive, but mancano dei minuti. Cosa ci stavo? Oh. Ya me acuerdo, los cambié en la cueva, tú. Oye, está super fiel, eh. Pero yo creo que es muy bueno. ¿Tú dentro estás bien, ma? Yo fuera está casi todo. Wey. Sí, tipo le custom map. Io faccio. Ne va, io scritti. Io da. C'è un po' strano. Io non ci metto. Salta! Io ho avuto sotto. Aiuten a adivinar, vamos a hacer una encuesta. Che la box di Minecraft Legend. Cioè le dungeon. Ops. Che passa? Se sta che te. No, io gioco era pra longe, volto con sì. Mangrove swamp biome coming to Minecraft next year. E non lo so, Amore, sinceramente, non lo so. Every 2012 Minecraft bridge. This is like, this is hitting all the correct parts of my brain. You saw my just hit. Mancano 10 secondi e si inizia. E ragazzi, nessun italiano, lo so, peccato. Rip. Ed eccoci. Ci siamo. Hello and welcome. I'm your host and chief storyteller of Mojang Studios, Lydia Winters. We have an exciting show for you today. Ma cambia taglio di capelli ogni anno, sì. Sì, dear. Beata lei che può. Amazing people making it. Hang out with us as we show you our new game, Minecraft Legends. See what's going on in Minecraft Dungeons. Grazie mille, Jacopo, grazie mille. Update and a lot more. La location, raga, la location è generica quest'anno. Allora guarda che quella che c'era sul sito, 2022. Oh, un maiale che si muove lo voglio in casa. Hanno fatto gli infami quest'anno e non ci danno l'indizio. No. Olè. Eccoci. Olè. Ah, in questa scena, se è la stessa del trailer. No, non sì. È la stessa. No forse dei treni, ho sperato. Si vedeva una struttura strana sotto la montagna. Sì, è vero. Nell'ombra. Però l'update dei treni ci starebbe. Attiviamo i sottotitoli per chi non sa l'inglese, ovviamente. Oh, yes. Sono tornate. Ma ci sono i sottotitoli? Da YouTube, sì. Ma di che cosa? In italiano? No, quelli autogenerati. Ah, no, allora è un casino. In inglese. No. Raga, traduciamo tutto noi, abbiamo Tiar, che è madrelingua irlandese. Esatto. Poi Tech è madrelingua texano, quindi... Sì, io sono tedesco anche. Ah, perché Easy. Per Texas. Esatto. In realtà l'inizio era Texas Fortnite. Ah, ok, poi l'ha accorciato. La skin di Tech. Oh, raga, è già il secondo, eh. Oh, incredibile. È il cappello di Indiana Jones, ragazzi. Archeologi update, fisso. Grandissimo archeologi update. Il mock vote è chiuso, ovviamente, ragazzi. Ormai si è finito. The Minecraft community will choose from. The one that wins the vote will be fully developed and added to Minecraft.
First, we have the no, sta rifacendo il recap di quali erano i mob. Ecco il campione, lo sniffer. Oh, metto qua. By sniffing the ground. Tanto già lo sappiamo. If you vote for the sniffer, you can revive this mob that was thought to be extinct and maybe even get some new plants. Next up, we have the rascal. This mischievous mob lives underground and loves playing hide and seek. If you find it three times, it will give you raga, a prize. If secondo me Sniffer l'ha detto, mob antico, lo dovete ritrovare a far rinascere che si era estinto. Là siamo. Archeologia. Su uno. Efficienza. Okay, so you know the mobs. Now how do you vote for them? We wanted it to be really easy for everyone to get a chance to vote this year. For the past 24 hours, we had in-game servers that you could jump in. Either head straight into the Minecraft launcher and click the Minecraft launcher and click the Minecraft live. Let's go to Lydia, Magnus, and Kevin to hear all about our new game, Minecraft Legends. Legends, eccolo. Legends, ragazzi. Dai, raga. Legends hold great power. Questo non mi ispirava. Legends we hold dearest. Questo è il trailer. Our legends of hope. Lo sembra carino. Of creativity. Quasi, fosse and così. Of bravery. And friendships. Grafica pompatissima nel trailer. Forever. This is the legend of a united overworld. Oh. United by you. Ecco. Minecraft Legends is a brand new action strategy. Bello però. Sì, sì, il set è carino. Fiori. No, è Legends. È Legends. Sì. Dai. Hello. Okay, before we talk about the game, which really ready. Oh no, il flower update, no, ti prego, Moya. Oh no. Sì, flower update Pokers. No, è Legends, ragazzi, non I am the narrative director for the game studio in Stockholm. So you're going to tell us all about this. Comunque secondo me parleranno veramente un botto di Legends. Sì. Io ho sentito anche rumors di un altro gioco mai annunciato. Non so se potrebbe essere vero. Sempre uno spin-off. Ah sì? Di Crash, ma con i blocchi. C'era, è vero. Però sembra prematuro. In Minecraft, it's all about the stories that you make. And so every time you log on, I log on, all of our players log on. Oh, però posso dire che i fiori sono belli, li vorrei davvero nel gioco. Ma io pure avrei uno studio così. E lasciaci i nostri update fichi. Ecco. Posso vedere le piante a bordo campo su FIFA? Sì. Va bene. To a villager child. And I think we can all understand that feeling of closing your eyes and hearing an. Questa è la nuova grafica di Minecraft, è l'1.20, raga. Ora è tipo veramente grafica update, raga. Però carina come concetto, carino il fatto che sia tutto quanto una serie di storie che delle persone raccontano dei bambini in un villaggio. Penso sia solamente l'incipit per giustificare l'universo narrativo. Esatto. Sì, bellina come cosa. Bellina sì, però... Vabbè. Sì, ci sta. Ma non è in diretta, vero? L'avranno già registrato. Ah, no, è già registrato, sì. Sì, sì. Non lo so, forse non è così. No, è... Sicuramente no. No, è tutto... fanno sempre tutto registrato. Quando sono stato a Parigi per l'evento, hanno fatto tutto in live, ma in registrazione. Quindi era tipo tutto come un uncut, diciamo, e poi mandato dopo 2 ore in live.
Ah, quindi magari sì. Tipo registrano tutte e tre le opzioni per il mob vote e poi mandano in onda quello giusto. Sì, esatto. Okay. Sì, sì, sì. Che tristezza, però. Tipo Miss Italia. Cioè, noi cos'è? Miss Italia fanno 100 diversi finali? No, semplicemente, da che io sappia, comunque in questi concorsi qua, con il voto da casa alla fine, fanno tipo la celebrazione per entrambi i partecipanti. Poi mandano in onda quello giusto. Ma quanto tempi oceanico sto coso comunque? È un sacco, sì. Forse finalmente mostrano cose, forse. Questa è l'effettiva grafica? Sì. Carina, mi piace con questo bordo nero attorno. Sì, alla Borderlands. Oh. Sì, bravo. Esatto. Cell shading. Sì, tipo cartoon. Sì, sì, è carino. So many new things. You come to the Well of Fate and you get really awesome tools. I'm stoked about them. Yeah, when you come to the Well of Fate in the beginning. Raga, se vi partono degli annunci non è colpa mia, è Twitch. Scusate. Ah, sì. Qua mi dicono 80 annunci, cose. No, ma io tipo 17 per colpa di Twitch. No, io tipo oggi le ho tolte le pubblicità, ma partono lo stesso. Cake. Sì. Twitch che le manda, non siamo noi. Sì, 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 esatto. No, da me ci sono. Io le faccio partire io. Poi se ne parte un 17 in più del dovuto non è colpa mia. 17, your friends follow you and then you can point them in different directions. Sì ragazzi, è quello, è il gioco, è quello, è Empire. Last but not least, my favorite, the loot. Because you gave a loot, you are given a loot that you can play. Oh, per chi non sa chi sono i personaggi, uno è Lydia Winters, che è la PR, se vogliamo, della Mojang, e gli altri due saranno due sviluppatori. Cool, and everyone can get to see a lot of that as we play through and show a lot more of Minecraft Legends. Raga, per 1.20 dopo Legends. So per certo, ragazzi, che parleranno tantissimo di Legends. Nice. Sì. Hola a todos, yo soy Alan. Ah no, non erano quelli. Fanculo, pensavo che erano quelli del Creator Day. Pero se ven y actúan de manera diferente, como los Piglin. ¿Cómo enfocaron el diseño de nuevas versiones de cosas que ya conocemos de Minecraft? That is a really good question. That is. And every good legend needs some good legendary danger. Cioè, and the danger secondo me, comes in the form and questo the qui sarà stato uno bit. Spagnolo con 12 milioni di iscritti. For a while now we've thought about players have thought about what happened no, secondo me no. Guarda che gli spagnoli sono fortissimi. Ma però non mi sapeva di top. Sembrava molto macchinoso come parlava. Mi sa più di 300k. Adesso controllo i piglins che ci saranno dentro nel gioco, immagino. Sì, queste sono le fasi di me di notte, cioè, quando stacco la live, quando ho finito la birra. Tra zombie è l'ultima. Sciolto praticamente. Mamma mia. Disciolto bro. Minchia. Ha 2 milioni di iscritti il ragazzo. Ah, oh, cucciolo. Esatto, vedi? Cucciolo. Vabbè, piccolino, per essere spagnolo è piccolino, dai. Sì, sì. Infatti io ho live in spagnolo, ragazzi, bisogna fare. Magari. Minchia. Vabbè, da lì già il saluto ce l'ho simile, dai, hola. È fatto. Sono un passo avanti. They bring different things to the game, so they look different, they play different, and you know, I just act differently, so you can get a new experience each time you encounter a new one. And I mean, action strategy, what does that mean in this game? Yeah, it's a bit of a new thing for us and for many games. It's a unique combination in many ways for me. And sì, insomma, devi. Raga, è quel classico gioco: esplori, attacchi gli avversari, ti potenzi. Cioè, secondo me è carino, ok? E non è come Dungeon che hai i livelli prestabiliti, diciamo. È open world, ok? Simile tipo potenzialmente a un Skyrim. No, per farvi capire, un po' in quel modo. Tipo Elden Ring, esatto. Secondo me si è fatta le capsuline via. Swing cioè, sword tipo le grills, quelle dei rapper, ma environmental gameplay. Ah no, c'è proprio cold of things, grazie. Jump caps. No, veramente gameplay, ragazzi. Sì. Jump around. Però graficamente non mi dispiace a me, sinceramente. Against a few numbers of people, but first and foremostly. No, Dragonin, assolutamente. Where you are actually a commander in the game.
Devo dire che la grafica è carina, però stanno facendo vedere troppo poco e parlano troppo. Esatto, è un po' soporifera questa parte. Sì, esatto. È vero che non capiamo, però dai, alla fine la gente vuole vedere il gioco. Sì. Fate vedere il gioco. Peaceful, cozy place. You can kind of look around us and see. And yeah, so there's a lot of mobs. Ah, ricordiamo che questo gioco è per chi ha il Game Pass gratuito. Sarà dentro il Game Pass, ragazzi. Some of the mobs will be familiar to players of. Oh, buone immagini inedite. Sì. Oh, questo. Oh, è carino. Tutti rivisitati. Oh, ecco la moffetta. La moffetta, lui è il leaker, è il leaker. È il leaker. L'avevo vista anch'io quella del leaker. Sono pucciosi. Le farfalle, farfalle update, ragazzi. Farfallina. Basta, basta, basta. Kevin, you talked about earlier, mob un sacco carini. Oh, ma se li aggiungessi tutti quanti nel vero Minecraft e questo è il vero update. Oh no, minchia. Poi no, suca. No, lo so. Anzi, se li mettono qua non li mettono là, ma poi già hanno già sempre detto che mob inutili non li vogliono mettere. Che vuol dire? Ma mi ha messo il Phantom. Phantom fa proprio cacare. Phantom, Phantom, dai, l'ho messo in una gabbia io e proprio. Ma raga, ma l'Endermite. Tu lo metti nella gabbia, no, ma l'Endermite ha una sua utilità, cioè. Sì, ma io faccio già la game rule che non spawna il Phantom, cioè proprio. Mi sta sulle palle. Lo sniffer. Interesting characters. Oh. That you'll know across the course of the game. And on screen there's a shot of them is on the left, the tall one is Foresight. Tre bestie, on the right, sì, infatti. Come tre? Dove è la terza? And Foresight knowledge. Ha quattro occhi verticali, poi c'è un golem e c'è un coccolino. Infatti. Pensavo fosse parte del suo braccio. E anch'io. Ci sono i pipistrelli che sono inutili in Minecraft. Foresight is coming up with a dream. Oh, Batman update. Is the understanding of the crafting recipe. Fanno solo quello con la Batman. That you need to make that real. And then action is the oomph. It's the hard work to make that a reality. So foresight, knowledge, and action will help you across the course of the game, and hopefully become your friends. I really love that. And Jens actually headed into Legends to meet up with the host so that you can all get to eccolo know qua, them more. Jens, il nostro Barbarossa. Eccolo, vediamo. Madò, che shaders della Madonna. Mamma mia. Questo è il trailer, infatti. Sì. Oddio. Ray tracing. Welcome back, Jens. Ma? What can I do for you? È quello di prima. You're always a helpful foresight. We've been friends for a while. La colpa di mano non l'ho capito. Manga su cosa. Sì. Praticamente thank è un. Anything I can do to è un rossetto con that? Gli occhi. Your timing is perfect. Minchia. Quello è un pedo gigante. È un vibratore che ti osserva e ti giudica. Oh, hai rotto le palle a me per annusa seme. Vabbè, dai. Una sedia vibrante. Oh, ma c'è uno stregatto. Nice. Hello. Oh, action. Non è il gioco. I'm glad you're back. Ma che voci c'hanno? Scusami, non me ne posso aspettare. No, vabbè. Raga, i miei gattoni sono bellissimi. Somebody has to help us put an end to this. I appreciate the bold confidence. Ma che gatto grasso. Ma è bellissimo. Lo so, è bellissimo, sì. E questo? Hai golem di pietra? Sì. Questi li avevamo già mostrati. Vabbè, dai, lo giochiamo questo gioco, abbiamo capito. Minchia, raga, si sta stringendo il cerchio di Warzone. Magari si potrà fare anche in multi, chi lo sa. Probabile. Cos'è quell'affarino in basso a sinistra? Right. Un ciuccio. Golem di legno, tipo, spara le frecce che li inserisci. Sì. A me sembrava un... Vero, è un gatto preistorico quello. Aspetta, perché i conigli stanno con i mob del Nether? No, non vedi che sono legati? Sono legati, guarda. Li stanno sfruttando. Vedi? Ora il gatto si mangia il coniglio! Ma Jeb che arriva e fa oppla! Oppla! Oppala! Da bravo signore! Di una certa età. Oppala! Eccoci qui! Well, oh. That means it's time to actually jump into the game. We have four amazing people ready to play.
from our team at Mojang Studios. Ecco, io vorrei Hi, una scenografia Anna. Così per la live, Hi, sarebbe sì. male, no? And from our friends at Blackbird Interactive, bellissimo nome, Telemachus. Ma lo giocano oro proprio, proprio. Ah sì, ok. Sì, sì. Parti in quattro. Oh, come on. Eccolo. Finalmente la GUI la mostrano. Oh, yes. Regal Tiger is one of the many new mobs that you'll see in Minecraft. And it's one of the few that you'll be able to ride. Raga, questo lo facciamo in live insieme. You're always riding on one. This one is carino. Le missioni peso sì, mi ispira sì. And also so la tigre è una cavalcatura alternativa ai esatto. cavalli che aveva ragione anche sì. Ma guarda quanto è chonk però c'è proprio sì, sì, del mio gatto. Ma sarà generato proceduralmente anche il mondo qua? Oddio, non so. Secondo me sì. Ah, ma è questo che tanto famigerato update di Cube World? Non lo so. Ma che Genshin Impact su Minecraft? È un altro gioco. E puoi sbustare le Minecraft Wilds. Che bello. Letteralmente quando scarichi Minecraft 2 dal Play Store. Sta soldando tutti i mob e adesso andranno all'attacco. E laggano un botto i mob, sono preoccupato. Ma infatti io sono... Non è che sta laggando la live, è proprio il gioco. No, no, è il gioco che... Il gioco è un po' ciò. Il gatto nuota. Vabbè, immagino che non sia neanche la versione definitiva ottimizzata. No, no, infatti. Però guarda, c'è un cristallo strano vicino giù. Esce l'anno prossimo, cioè. Vabbè. Oh, sono le cose degli allei. Oh, adesso vedremo finalmente. Cavolo, sono più utili qui che in Minecraft Vanilla. Sì, non servono un cazzo gli allei sul Vanilla. L'allei prende le risorse e costruisce. Sono più utili qua che nel gioco principale. And then you ask the lays to gather it for you. Quello sarebbe stato bello da fare, no? Perché non l'hanno fatto? Però che cristalli sono quelli in basso a sinistra accanto ai lapis? Sembra un cioè tipo delle shard unico di sì, e sembra più o meno dello stesso colore e materiale con cui sono fatti i vari portali, se vedi. Sì. These sparkling bushes in front of me are called speedweed. Now the player just needs to touch these and they'll get a speed boost. So we're going to use these here to rip through a few biomes and head over to the team battling the piglins. Nice. Le pubblicità, ragazzi, le sto cercando, io non so cosa dirvi, le ho posposte tutte le pubblicità. No, non possiamo toglierle noi, è Twitch che le mette. È Twitch, però che non si le mette in modo forzato. No, non posso vedere, fai la sub? La sub non c'è più pubblicità. No, no, ma io, raga, cioè, io ho fatto la prova a fare le live senza pubblicità, partono lo stesso. Per fare un test, cioè proprio le mette Twitch. Io ora sono senza pubblicità, però dicono che partono, quindi. Sì, ma anch'io le sto. Sì, è inutile, partono e basta. Sì. Partono tutti, ragazzi. I biomi sono una figata pazzurda. No, sono bello, belli. Bello a impatto visivo. Sì, sì. Poi calcoli, noi comunque stiamo adesso vedendo in streaming renderizzato, quindi non massima qualità, eccetera. Esatto. Allora sarà molto più smussato di così. Sì, sarà no, molto più definito, sì. Sì, sì, perché sì, lo sì. Vedo un po' moscio come colori. No, dai, il moscio è per forza la streaming. Sì. Sarà stracolorato. No, ma esatto, poco saturato, dai. Sì, esatto. Spero che c'è il cell shading non è mai super inciso come colori. Crack them open, see what's inside. Me coglioni. Grazie mille, Melli, gentilissima. Ben ritornata, come stai? Guarda, perché a questo punto se trovi le cose in giro. Perché non è detto. Allora, una roba che non hanno chiarito è che la mappa non è la mappa di Minecraft. Cioè tipo la mappa della missione. Ah ok. Ma dici che sono presettate o randomizzate virgolette, anche qui con dei seed tra virgolette, cioè, e non so questo non te lo so dire. Ok. Magari sono randomizzate, però la mappa sarà teoricamente limitata. Mm-hmm. Però non è che hanno chiarito tanto sta cosa. Ok. No, non è open world, ragazzi. Cioè no, open world no. Cioè, sì, vabbè, è poi tipo... Open world, è open map. Di giochi, Sì, tipo open Elden map, Ring, esatto. Insomma, una roba simile. Che mappa grande, però limitata, tutto esplorabile. Beh, ma sì, open world puoi applicarlo anche... Cioè, no, io con open map intendo dire alla...
Sì, che open world dove è anche Skyrim che ha la mappa predefinita. Sì, esatto, però nel senso che tu prendere dove vuoi. Una serie di aree. Guardate che come puoi builda volta per volta. Oh. C'ha le hack. Mamma mia. Ho visto come si builda sulle badges dei pixel. Right. Minchia, bro, scalamuro, scalamuro. They sure are. So I'm actually going to drop these friends off here. I don't want to bring them into battle. I don't want them to be hurt. Yeah. Adesso voglio dire una battaglia, però. Ok, ha girato, ha preso cose. Ecco. Adesso sono i golemini. These are player built structures. Questi saranno gli upgrade, no? There's one for each type of mob. And essentially you build them, you get your lays to 100%. Build them, and then you interact with them to spawn some mobs. So ah, ok. We're gonna spawn ourselves. Guarda che consuma le cose in basso a sinistra. Vedi, infatti, esatto. Esatto. Quindi hai preso le risorse e poi vai lì e fai spawnare altri pet sostanzialmente. Sì, e ti fai la squadra gigante, insomma, con le risorse. E ogni mob ha bisogno di diverso tipo di materiale. Esatto, sì. Beh, questo è carino come cosa. Plank Golem, ma dopo quanto sono in pepe ghiacciate. Plank Golem si chiama. Plank Golem. Doing it in different ways. That's exactly right. Per me sono bellissimi, io li vorrei nel gioco. No, sono troppo carini. Infatti, altro che il Tough Golem, datemi quello. Ma infatti, adesso non esageriamo. I see a lot of action, so we're gonna head over to Lee and go like in the. A destra c'era 2022 Anna. Okay, here we go. Yeah, Lee's right across that bridge there. She's got a whole. Ora attacca con l'esercito la base. Eh sì, cattivi. Vabbè, ci sono anche dei mob particolari comunque. Sì, sì. Sì, ci sono. La maggioranza dei mob saranno inediti. Mm-hmm. Sì, poi bello Rocco Rage. Ma io infatti non capisco perché cacchio non li mettono nel gioco principale. Cioè, boh. Perché sennò non giochi più a questo. Tutto qua. Cazzo, ora non vedo l'ora di giocare a questo gioco soltanto perché ci sta la moffetta. Esatto, cioè quello è poco sensato in effetti. Cioè, se si parla di un nemico che devi combattere, sai che loro devono sempre aggiungere qualcosa che sia utile. Ok, l'hanno fatto che non è così, sì. Però nella maggior parte dei casi. Ma a volte sono carini anche se puramente estetici e basta. Dice quello che sono lamentato che i tre nuovi mob sono inutili. Però Minecraft, ma non c'ha un cavolo di ambientazione a livello di fauna. Sarebbe utile in quel senso, andrebbe a rendere il tutto molto più coeso e credibile. Eh sì, quello sì. Now Lee's been being handed off the mobs from one of our other players, from Anna, and that's a key part of the playing the game in Legends. You have to make sure to use teamwork, everyone working together against the pig. Sì, alla fine è vero, cioè tu non fai una sega. No. Cioè, tu sei il comandante, combattono i tuoi minion. Ok, ma scusa, se io voglio andare a dare una spada da quel bambinetto là sotto, non posso? Non è LOL che fa così. È un mischione di cose, insomma. Sì. Ma sapete cosa mi dà l'idea? Che laggherà tantissimo con tutta sta roba messa così in 3. Dipende dal PC che hai. Sì, esatto. Il PC non è un problema, però voglio dire, lo dovranno fare multipiatta sto coso. Lo faranno anche su Switch, sì. Secondo me. Ah, ma sì. Su Switch sarà un puttanaio. Bloccheranno a 30 fps. Beh, sì. Oh, GG. Vabbè, Switch per forza non ne fa più di 30. Infatti. Assolutamente. Comunque, se avete notato, ci sono le componenti alla Age of Empires. Sì, 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 sì. Raccogli risorse, costruisci, crei l'armata e attacchi i rivali. Esatto, ti potenzi e vai. Non è male come concept. Sì. Io ragazzi ho un grande problema, devo andare in bagno. Oh no, quindi ci giorni alla 1:20 l'hanno detto, È andato? Boh. Sì. Vabbè. Oh, ma vi ricordate quella volta che Tyr aveva la statuetta di un creeper? Sì. E la usava per, insomma, per infliggersi piacere. Aspetta un attimo, scusami un attimo, era un attimo. Cosa è andato a prendere anche la sua E? No, non era per caso rossa, vero? Rossa dopo. Inizialmente era verde, poi è diventata rossa per via di un incidente. Ah. Oh, mio Dio. Ho capito. Capito. Vediamo questo trailerino. Oh, Pikmin nel mondo di Minecraft, mi dicono. Effettivamente potrebbe anche essere così. Lo zombie alleato del villager fa senso, però. Sì, infatti. Il concetto è proprio l'overworld che si unisce per combattere
il nemico comune. Del male. mi fa spaccare la faccia. Oh, il porchetto. Oh. Il concetto è quello, si aprono i portali e escono cose brutte. Affritto il coniglio! No! Ora il gatto può mangiarlo. Affritto il coniglio! No! Bastardo! Minchia, che violenza però! Cioè, raga, qua ci sta perfetto il memino della tipa che dice: ma questa è la scena più dolce che io abbia mai visto in vita mia! Sì, ma magari fosse così il Nether, però, cioè... Minchia! Secondo me l'ha fatto apposta come citazione, potrebbe essere. Sicuro? Vedete che la mappa è limitata? Mm-hmm. Sì, qua dentro sì. Vabbè, ma questa è sempre una rappresentazione, però. Sì. Quindi... Però è figo, è figo. Sì, ah, sì, no, aspetto. Ci sta. Oh no, questa prevede il futuro. Action, knowledge. Questo è preso da Stranger Things. Ah, sono tre personaggi. Ma carino. Però ci avete fatto caso che comunque stava in realtà in un'altra dimensione. Primavera 2020. Azzurrino, eccetera. Sì. Quindi non è tanto lontano. Una nuova dimensione. Hai visto? Cioè, era questa dimensione mistica dal suono, azzurrina. Cioè, sembra di dare. Gioco da tavolo di Minecraft. Questo esisteva già? C'è il Mublum, il Mublum. Ma io voglio la parete a forma di creeper. Jens, what do you think about the mob vote this year? Eccolo. Amazing. The team came up with three really adorable mobs, and I'm very excited to see which one the community has picked for us. Yeah, it's always an exciting thing, and there's still so much work to be done. È arrivato l'uomo con la barba più spinosa di sempre. Minchia, raga. Secondo me ci avrà una ciolla gigantesca, Jeb. Grazie, di nulla. Chi lo sa, chi lo sa. Like a really good mob. Like everyone on the team really loves Minecraft and wants to make the best mob possible. So now I'm sure they're very excited to see which one takes the win. I think we all are. Since I have you here, we have a creator question. Ragazzi, sappiamo che so chi ha vinto il mob. Cioè, sappiamo dello sniffer. Ciao a tutti, io sono Carly e questa è la mia domanda per voi. Ciao Carly. Ciao Carly. Legends, abbiamo visto dei mostri. Li vedremo mai nelle nuove versioni di Minecraft? YouTuber. Ma italiana. È la ragazza di Kendall. Come, non la conosci, Simo? E... Dai, intanto la vedi anche in tendenza. Ma iCarly non era una cosa di... della Disney? Ah, ok, no, non lo sapevo, ragazzi. Era Nickelodeon. Ah, Nickelodeon. È la ragazza di Kendall. È la ragazza di Kendall. Ma che cazzo ne so io di chi è la tipa sto qua? Ma scusa. Non lo so, mi oh, ma non seguite il gossip di Minecraft Italy? Ma so io, raga, lo so io. Mythology, if we would call it that. Però aspettavo. Però raga, almeno l'avevano messo in italiano per una volta, dai. Cioè, è stato in italiano anche quest'anno. A lot about it and included in the last year's mob vote and thankfully dicono, the community voted for that one. Vabbè, ma che domanda ha fatto? Non l'ho neanche ascoltata, poverina. Non lo so, in effetti ci siamo persi dietro ai gossip. Beh, trovi anche la risposta. No, perché ma chi se l'aspetta che becchi in italiano, scusami. The way it looks and that it loves music, that was like part of its essence, but it needed to work well for Minecraft. Beh, comunque un saluto nel dubbio. Facciamo. Kevin mentioned like with the piglins that like we wanted to make sure that piglins work well in vanilla. So that is kind of how we think about many mobs in all our games, and they may or may not move to other games, but forse parlava di mob, se li vedremo mai nella versione vanilla del gioco. Esatto. And, bella Mattia, come stai? Nel dungeon andavano poi portati negli altri giochi. Okay. Mi sembra ha detto che potrebbero apparire, ma solo se hanno un senso. Bella domanda. La classica risposta. Classica risposta non dice un cazzo. Riassunto. Sì. Sentiamo praticamente no. Oh! Con quale faccia è rimasto, scusa? Ah, perché possiamo creare noi il Blockbench. Oh, yes. Simo, ci sono anche le tue creazioni tutte storte.
Ma le mie ne sono storte, le mie sono bellissime. Vabbè, dai, le prime saranno fatte storte. Kyla Kinnunen, signori, famosissima. Questo è Block Bench, che useremo anche per fare... Ma qua ci vuole un botto di pazienza comunque. Io ci ho fatto già delle live con Blockbench. Ho fatto due live. Ho visto che ogni tanto eri lì che smanettavi questo coso. Sì, ho mai sono preso bene. Ho fatto un botto di roba. Praticamente è un programmino, ve lo spiego, simil CAD 3D per creare oggetti e da importare poi nel gioco, immagino. Lo voglio questo. Questo lo voglio, me ne frega niente. Io voglio questo nel mob vote. Cancello, ritiro il mio voto per lo sniffer, io voglio quello. La gallina, quella, alla focallina. Il pesciolle. Il pollesce, pardon. Il pollesce. Sì. Che cos'è? Pecora melone. Pecora melone. TR, che melon. Il porcone, praticamente. Vabbè, questo. Però sembrava uno shitposting. Pecora melone, pecora melone. Era palesemente un meme finto. Questo qua è, questo è il tucagallo. È la melum. Perché? Tips and tricks. Però la ciccia. Basta, basta. Perder tempo. Ma che è sta roba? Dai, mostratemi altri. Cryptozoids. Mi sto scassando. Mezz'ora già. Basta. Comunque, ragazzuoli, per tutti quelli nuovi, siete nuovi in chat, scrivete adesso. Mettete il follow, mi raccomando. Che ci tengo tantissimo. Siete nuovi, scrivete in chat, che almeno vi conosco un pochettino, perché ci tengo a conoscervi. Visto che passa tanto tempo qua, quindi chi è nuovo scrive per la prima volta. Anche i lurkers che guardano e non scrivono mai. Ma che co- raga, ma che cazzo. Perché c'era una banana? Dan ha deciso di fare una banana. Grazie mille Adamo per il follow. Grazie mille Jackie. Hola raga, hola a tutti i nuovi. Hola. Hola Anonimo, hola Jogi Games, hola, hola, benvenuti, benvenuti ragazzi, tutti che li sono mettendo in follow. Grazie anche a Siamo Trimon, a Davide, grazie mille raga, grazie per il follow. Vabbè. Oh, ora questo Minecraft live ha senso, sicuramente. Cool mobs you all make. I'm not saying I'm still holding out hope. Basta! Basta. Will go in the game, but I definitely che palle! Dai, io voglio vedere Agnes, come si chiama? Mamma mia. Lady Agnes. Agnes, sì, che sembra che sempre piange. Quando arriva Lady Agnes, spam di mia madre. Mia madre. Mia madre totale. Agnes, mia madre. Sì. Oh, hi there, Minecraft family. My name L'Asciura is Jim Lee. Agnes. I'm the publisher and chief creative officer of DC Comics. I'm here to announce that we're bringing Batman to Minecraft. No, ma raga, non avete detto il Batman update. DC Comics, in ma this che DLC, sì. Use Batman's gadgets. Raga, raga, Batman update. Batman in Minecraft. È reale. Che meme. L'abbiamo detto prima. Che meme, non ci credo. Harley Quinn Penguin. I sottotitoli hanno messo Harley Quinn come Harley Quinn Penguin. Mi ha fatto più ridere. I know you want to hear more. Well, then check out this amazing trailer for the Minecraft Batman DLC. Minecraft Batman DLC! Minecraft Batman! L'abbiamo azzeccato! Siamo dei leakers! Siamo Batman! Prima! L'ho detto che facevo la batta! Dicevamo che tutti i pipistrelli fossero inutili, ecco ora. Ma è bellissimo! Sì! Bellissimo! Sì! Carina stasera fatta a fumetto, adoro. Sono estasiato. Sì. Raga, questo lo gioco io. Guarda che mostri. Ma è tutto fatto sulla Bedrock o un gioco a parte? No, è un contenuto Bedrock. Sì, no, la Bedrock è mostruosa. Io manco ce l'ho. Però so che è sarà una mappa sì, è vero, la Bedrock è mostruosa, ma non puoi mettere i bottoni in senso strano, cioè sono tutti dritti, mi puoi mettere i bottoni. Sì. Bello però. No, figo.
Dai, carino, dai. Bello, carino. Bello. Hey, eccola! Hey. È arrivata. Oh, sì. È arrivata. Nostra madre. Finalmente arriva la cosa seria, la parte seria. Adesso silenzio, perché voglio sentire tutto. Vostra madre è arrivata, ragazzi. Sì. And Agnes, later in the show, you're going to tell us about the next update. Vai, spammate, spammate. Interazioni. Sì. Va bene. Mia madre. Next update. Because it's important for us to learn from previous years. I cannot wait. I'm very excited. I know a lot of us are. But no, ragazzi, non c'è il DLC della Janice mod con Lady Agnes. No, no, no. For the warden. Prendo le distanze. Oh yeah, it's like my biggest dream. Well, Element Animation has made your dreams come true. That's amazing. Huh? Oh mio Dio! Frate, no, non è possibile. È un bait. No, no. No, non è no, raga. Questo mi fa ridere piatti così. Brividi, brividi, brividi. Aspetta, aspetta, raga, silenzio. No, no, non puoi. Ci stanno illudendo. Sta la trolla. There's something you're meant. E vabbè. Oh, è proprio quando come abbiamo esplorato le Infinite City su Pandora. Uguale. Sì, esatto. Non ha senso. Ecco. Buonasera. È un recap del Wild, magari, questo. Può essere. E basta. Può essere, può essere. No, non illudiamo, c'è un recap, però. Sì. Sì, 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 potrebbe essere. The warden will rise. It has no eyes. It can sense. Dunque, è tipico. You in the dark. Don't you as you hide. Oh no, it's too late. È un po' Nightmare Before Christmas. Sì, 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 è vero. It just needs a whiff, and it can find you with one sniff. You steal and you roam, invading its home. Però sono troppo belle le animazioni, eh. Sì. Oh. Dicono che non c'entra con l'update, l'hanno fatto come regalo. Ok. Come omaggio. Oh, che è quel fungo giallo? Esatto. Oh. Inedito? Fungo inedito. Giallo? Oh, fungo update. Ah! Raga, perché passate attraverso la parete? Vabbè. Ok, the votes have been tallied. Mi ha preso un attimo, ragazzi, l'infarto che è tipo. Oh! Tiny Voo's doing what? Yes! I can't believe it worked! Ci siamo, ci siamo. Lo sniffer, oh, raga. That average size esatto, siamo al mondo always gets the glory, but it's finally me, Tiny Voo, who gets to shine. The first round of the mob vote has been tallied, and now vedete, I will tell you whether it's the sniffer, ne magari the rascal, uno. Quello dicevo anche prima, avrei votato sì, rascal allora. Votare, okay, me. Here it is, my big moment. Ci dicono il meno votato. Sì. Ma... Not today, Tiny Voo. No, 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 not today, bitches. Non questa volta. Wow, so many of you joined the vote this year. Over 3.5 million Minecrafters from around the world. 3 milioni e mezzo di voti. Raga, li mettono tutti a tre. Eh? The mob with the least number of votes is the Tough Golem. Tutte tre. Cosa goodbye, il Tough Golem quello con meno voti? Cosa? Il Rascal ne ricevuti di più? No. No. No, 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 qua c'è un imbroglio, non è possibile. Vince il Rascal, raga, vince il Rascal. Victor, who will be no, l'hanno scambiato. Rip Tough Golem. Are you excited? No, no, there's still hope for the mob I voted for, so I'm very excited. Have you ever played Minecraft? Cioè, non è vero mai nella vita. Non è vero mai nella vita, ragazzi, è impossibile. Check out our YouTube channel to find out. Mi fa proprio strano. If you really want to open that no, no, ma qualsiasi sondaggio sul web dava il Rascal bassissimo. Ma esatto, you can also ask specific questions and we'll answer them. We really brogli elettorale. To make it look smoother. Non abbiamo prove di cosa abbiamo votato. Sì, ricontiamo. Hashtag stop the count. Beh, è vero, essendo tutti i voti chiusi. Sembra molto strano. Stay up to date on what's coming. Sì, decisamente. Sì. È colpa tua, Tier, l'hai detto tu di votare Rascal.
Dici che quindi tipo un voto, quelle 400 persone che avevo in live negli ultimi 15 minuti è cambiato tutto. Esatto. Per me sì, ti odierò per sempre d'ora in poi. Minchia. Adesso vedi che vince il Rascal. Per colpa mia. Se vince il Rascal c'è qualcosa sotto. Non è possibile. No dai, non può vincere il Rascal, raga, dai. Mo va a finire che Rascal duplica i diamanti. Chi erano i fantasmini? To see that now over 10 million of you have subscribed to our YouTube channel. Thank you to all of you who watch and enjoy the content we make. It's because of you that we get to keep making awesome Minecraft videos. Now, let's talk about Minecraft Dungeons. And for that, no. I will of course invite more... No, abbiamo ancora Minecraft Dungeons, ragazzi. Certo. Non ha ancora la ciccia. No, che palle! Cavolo, ma Dungeons ancora lo upgradano. Magari qualche livellino. No, ci sono... c'è tipo il pass battaglia. Ah, okay. And I am also the lead designer for Minecraft Dungeons, which means that I contribute a lot to the creative work in the game, which is amazing. Raga... strana sta cool. cosa del Tooth Golem, cioè è vero che non era tanto lontano dal Rascal, però mi sembrava un po' più, cioè parlavamo di 7-20%, perché il Rascal ha avuto questo impennato. Ma forse stavo dissando TR nella mia chat. Colpa mia, scusate. Perché prima hai detto chi sono gli scemi che hanno votato il Rascal. Allora ecco, tre quarti della community a tutti i canali deve donare per forza. Esatto, ma io che c'entro? Ho detto che sono scemi e continuo a pensarlo. Poi se viene fuori che è colpa mia che l'ho influenzato e sono il nuovo Dream, va bene, hai ragione, va bene. Però 5 sub van bene lo stesso comunque. Maledetti. Ma secondo me non può essere un nuovo Dream, a meno che sotto la barba non nascondi una mascella di quel tipo. In realtà la barba è l'unica parte reale della mia faccia. Il resto è una maschera che devo applicare tutti i giorni. E qui dicono il governo italiano be like. Cioè, siamo proprio all'apoteosi. Vabbè, ma il Rascal alla fine ti dava più quel fattore proprio di gioco col mob. Perché allora lo votano solo i bambini che non sanno giocare a Minecraft e che hanno bisogno del piccone con fortuna, efficienza 1 per... e basta, cioè. Sì, esatto. Per ora stiamo andando malissimo in questo Minecraft Live, comunque io delusissimo. Esatto. Però là non c'è la roba che ci interessa, e quello è il fatto. Ma perché me lasciano alla fine, comunque, no? Dungeon, visto così, è bellissimo, è incredibile. Però è già tutta roba che è già giocata, non è novità. No, sì, infatti. Già giocata, già vista, e poi... Già fatto tutto. Per carità, è bellissimo. Era carino, io mi ero divertito a giocarlo per 3-4 giorni. Ma era bello. No, è molto bello. Poi è... Dai, Fabrics, grazie mille. Ripeto, non è il mio genere, quindi ci sta che io mi annoio dopo 3-4 giorni, però è fatto bene, è un bel gioco. Perché sennò quei... non mi piace il fatto che appunto è tutto procedurale in quel modo, che quindi tu vai avanti, proprio tutto limitato, un po' me. Su quello magari sì. Sì. È un roguelike alla fine. Appunto, sì. È come Diablo, dai. Sì. Oh, anche qua un sacco di... c'è un pinguino! E qua un sacco di animali. Fair, oh! Cos'è? Perché l'ha fatto? Il mio gatto! Ciro! Oh, ma c'è anche il porco spino. C'è Otto, ragazzi. Ciro update. Oddio. Ciro è il riccio di muso. I pinguini! Minecraft Earth. Ma che belli, ma perché non li potete mettere nel spoiler gioco reale? C'è Otto, ragazzi, c'è Otto. C'è un sub che ha praticamente un porco spino, si chiama, no, quello piccolino, come si chiama? Il riccio, non lo so. Il riccio, sì, ha un riccio in casa che è troppo bello e ci manda le foto. No, raga, il volume lo tengo abbassato perché tanto è Minecraft Legends questo, capito? Quindi non è roba che ci interessa tantissimo. Qualche nuovo livello hanno detto qualcosa che mi sono un attimo come, proprio come Fortnite, c'ha le emote. Posso fare la default dance su Minecraft Dungeons? Vi ricordate le ballette che facevamo su Warcraft? Che bello. Che il top del cringe era bellissimo. Sì, esatto.
Ah, eccoci. Bellino come ambientazione. Top Tangle. Questo non c'era, però. No. Oh, carino. Hanno usato... Ecco, anche, vedi, anche una cosa del genere. Potrebbero metterla un posto dove puoi entrare, che è così, che puoi cadere. Cioè, è carino, secondo me. Niente, non lo faranno mai. No. Che palle, però, sta Mojang. And I think we should also talk about my favorite thing. Comunque lasceranno Minecraft 1.20 alla fine, proprio gli ultimi sì, 5 minuti. No, ci dicono alla fine, raga, non ce l'abbiamo fatta a prepararlo, non vi vogliamo illudere, quindi non c'è. Ci vediamo nel 2025. Uscirà quando esce Hytale. Olè. Cioè never. Yes, and it will allow you to reroll your enchantments if you will. Okay. Come fa Nintendo con Zelda? No, ancora ragazzi, non si sa chi ha vinto. Hanno scartato il Tough Golem. E ora è tra il Rascal e lo Sniffer. Vediamo. Dai, dai, dai. Just about that. Let's watch it. Hi there, my name is Steph Sanyati. I'm head narrative designer at Padia Gaming. And I'm also a gaming content creator. My partner and I love playing Minecraft Dungeons together, but we've always... Ma io non li conosco, sti content creator. Non sono così famosi. Ma no. Can you tell us more about that and how it's going to work? Yeah, I guess I can give a few more details. Let's see. So you'll be able to save the enchantsmith in high block halls, and after that they'll move into your camp, and you'll be able to go up to their booth and select a piece of gear you want to re-enchant. Select le domande. Io raga ho votato lo Sniffer. Ma di più, perché ho detto il Rascal, lo, sì, carino. Lo usi due volte e basta. Almeno lo Sniffer sa di dalle piantine. Cioè, di più per il contorno dello Sniffer. Cioè, il Rascal, tu ci giochi, ti dà anche l'oggetto incantato che non ci fai nulla. Letteralmente. E tu, facciamo lo Sniffer, almeno ti dà le piantine particolari. Cioè, un po' di cose di decorazione. Come mob, esteticamente pure carino. Però, cioè, è lì per lì. Pubblicità, ragazzi, meglio si incassa, figa, raga, fate la sub se non volete pubblicità. Esatto. Oh no, animali che giocano col controller a dungeon, Cioè hai dato degli animali a quei due lì? Sì, scusa, cioè come fai a giocare col controller? Dai, è palesemente un gioco da mouse e tastiera. Ma in realtà secondo me è anche il tuo controller figo, non è male. Portable. No, non hanno ancora fatto l'1.20, il tema. Arriverà tra poco, penso, perché ormai sono le 7. Infatti. Non so quanto duri l'evento, però sarà massimo 7 e mezza. Allora, gli ultimi 20 minuti... Ah, sì, giusto, la Java, chiusa. entra dentro Agnes fa... Ah, la 1.20, the end. Fa fine. Ci vediamo l'anno prossimo. The will adapt to how many you are and balance its difficulty. So we're very happy. Diciamo che per avere due giochi da mostrare, di cui uno già uscito, stanno tirando tanto, è vero. Che ore sono? Sono già 50 minuti. Io mi ricordo comunque. Gli vogliono spingere bene. Ma spingo, due anni fa è durata tanto la parte Java. Ah, mi sono smutato su Discord e non in live. Sorry, raga. Io non so che vendite abbia avuto Legends. Capi, grazie mille. Legends Dungeon. Un botto, secondo me. No, Dungeon ha fatto tanto. Esatto, Dungeon, quindi... sì, anche. Ha avuto tanto successo. Io ho visto l'arcade, ragazzi, Lo so, ho visto la foto su Instagram. Sì. No, comunque, cioè... La parte Java è la parte main, cioè, stranissima sta cosa. Infatti... Il record di Spectre non lo batti, no, non lo credo di batterlo, impossibile. Ma va bene così, ragazzi, ma figuratevi. Neanche io quest'anno, mi sa. Ma perché c'è troppa gente che... È la prima volta che lo faccio, il... proprio che guardo tutto il coso. Perché scorsa volta ho sempre avuto tipo ho avuto il torneo con la di Valorant, eccetera, che non potevo skippare, quindi me lo sono sempre persi. Ma guarda, io avrei skippato qualsiasi cosa proposta per questa live. Quando l'ho segnata, è giusto così, ragazzi. Siete canali principali. Non ci deve essere nessun impegno.
very very soon. Seasonal adventure. Ah, 19, ah, tra 4 giorni. So super soon you'll get the enchantment. Ah, il cazzo, Mattia, tu sei un po' avanti. Lo vogliamo giocare, ragazzi, non sono un po' avanti. 3-4 secondi avanti. Allora me ne sto cazzo zitto, va bene. No, no, ah, bene, bene. Ma più che altro io non posso andare più avanti di così. No, no, ma anch'io non posso. Sì, è un po' anche qui è sempre un po' sfasato per tutti. Ecco, sai cosa mi dà fastidio? Che in dungeon ci sono un sacco di armi, armature fighissime. Sì. E in Java zero. In Java c'è un cazzo, praticamente. Cioè, non si capisce questa cosa. Non si capisce. Ecco. Cosa hanno paura? Di cosa hanno paura? Oh, oh. Okay. Ah, è andata via! Addio. Oh, sono fuori dalle balle! Oh. Addio. Ah. Ha vinto il Rascal, così. Vediamo. Now let's take a look at something on the lunghissime anche le news, basta. Now more than ever, the world needs more hope. Minecraft Education and Poggers. No, pure, dai! Ah, ma sì, non è possibile! Ma tutto ci stanno facendo vedere. We've never been. Ma ne ha preso per il culo. Questo non l'ho mai usato. No, l'ho provato. Io ci avevo fatto anche un video per far vedere che era fatto bene e i commenti erano che cringe, che cringe. Ma sì, perché la gente ritiene cringe tutto quello che è al di fuori della propria sfera di comprensione. Sì, esatto. No, ma è fighissimo, coso. C'è un sacco di cose carine all'education. Ma fatti benissimo. Ma che bello il trigeco. Mamma mia, bellissimo. Quanti. Quello sono io che mi rotolo. Quanti bei mob che non avremo in mano. Oh, yes. Sono tutte belle le montagne che non avremo. Adesso comincia il dissing. Secondo me Eren è entrato in dissing mode. Basta, sono rotte le palle. Poi mi hanno pure tolto il golem subito. Ecco. Sì, in effetti sono stupito anch'io. Perché tra i tre, cioè, compreso che, cioè, premesso che erano tutti e tre inutili, forse il golem era quello esteticamente più carino. Ma allora era forse quello più utile, diciamo. Cioè, il Rascal. Ci giochi due volte e poi ti rompi le palle. Ma va, serve i primi 20 minuti di gioco il Rascal. Appunto. Cioè, vedi le speedrun. A meno che non gli diano un utilizzo specifico, tipo dargli degli enchant particolari oppure vabbè, ma item con enchant storico. Ma quello dovrebbero, te lo devono dire prima, te lo devono prima che voti, perché sennò che senso ha? No, ma nessuno di questi aveva abbastanza informazioni per votare, cioè tanti di questi possono essere. Però mettere un enchant è game changing. Quello lo so. Sì. No, oppure dico, metti gli enchant storti sugli altri, tipo ti dà una zappa con sharpness. Ti dà un'ascia con la patata con fire aspect. No, ma tu scrivi tipo, invece che un'ascia con fire aspect, tu puoi usarla come spada. Cioè, se facesse queste cose, il Rascal sarebbe anche carino. Sì, sì, sì. Ma no, Dragon, sì. Non lo so quando finisce. Magari non finisce alle 7, finirà alle 7 e mezza. No, sì, 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 finirà... Là. Finisce alle 7. Basta. Raga, vi ricordo che se fate la sub non è della pubblicità. Avete gruppo Telegram, server Discord, server di Minecraft, la texture pack, la mod, altre cose. Tante robe, ragazzi. Tante robe. Giocare con me, c'è un sacco di cose. Gli eventi. Anche quella col Prime va benissimo. Oh. Ah, giusto, la mia madre. Vostra madre, ok, giusto. Ma quanto mai? Lei, non c'è più Jeb qua, eh? E lei adesso è il capo, non è più Jeb. Sì, esatto. Quindi immagina quanto è cattiva dietro le quinte. Oh, bella la sciarpa Barberry con la sciarpa con i fiori, ragazzi. Bellina. Bellina. Love the game the way we do. Yes. It's super inspiring. Comunque dal 7 non si capisce, no. Sembra molto generico. Next update. I will ecco. Eccoci. But first I would actually like vai. To take soon, some time to talk about what we have learned. No, ho detto che vuole fare le cose che ha imparato dagli anni precedenti. Some features that we didn't manage. Sì, avete to fatto cagare, so dai, lo sappiamo, fatevi perdonare. From that and that we take action from that. Okay. So for example, okay. This year quasi sono pentiti di aver annunciato cose che non erano poi state in the development process. Cuz okay. Like with Minecraft Live, we want to celebrate this like lovely game together with our amazing community. Minchia mia madre, che bella. Create player dreams. Prima. So when we show new things, prima we want like to inspire the players. And I remember for myself, like long time ago before I worked here,
I used to watch Minecons. Il dream update con i sogni. Entri nella dimensione dei sogni. Esatto. Oh no. Go on this adventure. And we want to give these kind of dreams to our players, and then it's so important that we feel 100% confident. Grazie mille, Dragon, per il premio della ciurma. Yeah, and I mean, it feels like we would tell everything. Se uno scambia di OTG, entra su gruppo Telegram, eccetera, eccetera, e tutte le info in chat. You couldn't add anything or kind of change things. No, yes, so... Like in recent years, we comunque sembra veramente molto nervosa la tipella. Ma è sempre così, è sempre così. No, non piangere, Agnes, però. Ecco, vai. C'è gli occhi lucidi. Siamo male. Oh? Sì, perché è talmente emozionata. And also to add features that we haven't showed yet, like that we haven't showed today. Because like we know, we already have so many ideas. Cose che non hanno mai mostrato. Sì. Okay. So many ideas gonna pop up. Ma no, raga, non ce la faccio, mi metto a piangere io. Sì, buon empatico. Yeah, I love it. Lets the team be more creative. It lets us be creative with the team. Che non ce la faccio più. Kind of see where the path takes us. And also, it's really exciting to get to. Mi tocco le palle fuori camera, però ragazzi. What's happening? What's happening? But what can you tell us about the update? Oh, I mean, I can tell. Ok, ci siamo. But actually, first I want to tell you that. We have decided come to not name molto. It yet. No. Ah. So for now, non we will no! call it the 120 non update, nome. And it will be released in 2023. And the reason for that is that we want to shape non it like nome. Throughout no, the non nome. Non hanno ancora idee ben precise su cosa basarlo. Like, tante cose, ma siamo messi male. Raga, mamma mia. And raga, stiamo affondando qui. One of the key things that create this magic is c'è il nome. Minecraft is community fueled. Absolutely. So, yes. So, we've all came from the community yes, before. Yes. So let's name it when we all feel ready to do that. But you do have a theme. Oh, so yes, like yes. some things to think about. We do know what we want to do. Usano sempre la scusa del vogliamo sapere la community. Cazzo pagateci a sto punto. Infatti, ti faccio la consulente e te lo faccio io. Minchia. Is that we want to make Minecraft Minecraftier. Perfect. Sense, right? Absolutely. And we no, raga, sarà un update di merda. On, like, minchia. Mi sa di sì. Parts of what Minecraft is. And those are like the non creativity. It's like self-expression and intrinsic motivation. Troppe parole. So what we want to do with Minecraft, we want to inspire il and enable people. Sta facendo troppe premesse. Own, like unique, beautiful ways. And in this update, like one way we want to do that is to enable self-expression through representation. Oh and no. I think it's so beautiful because representation, the self-expression you want in Minecraft is the core of what it is. So I'm really excited that this also lets us shape it with qualcosa tipo di condivisione, qualcosa così tipo. We do have some awesome features to show. And politically correct guest, update. Help us show them. Ma un trailer o niente? E lui chi è? It's your first Minecraft live. Yes. Welcome cheese. Esatto. And can you tell me ecco perché? Raga, ecco perché era love to play the game. La cosa. Chimong. E la update non update. No, ragazzi, cioè è un incubo. Questa cosa è un incubo. Io non ci posso credere. Ma io domani che titolo metto nel video per baitarli? Scusami. Ma infatti. Cioè, ma che cazzo? Il null update. Cioè, raga, domani niente bait, mi dispiace. È finito. NA update, not available update. Update. No, raga, io sto male. Up not, praticamente. Allora, Eren, se vuoi, dopo qua l'evento ci becchiamo a Milano e beviamo entrambi un cicchetto di cosa, di acqua del... E questa? Del coso, del fiume. Ma anche 20 cicchetti. Sì. 20. la 1.20 non ha un nome. Ragazzi, sapete dopo questa cosa la ondata di merda che verrà addosso alla gente? No, meno che video, ma mostrano qualcosa o... Yes, we are adding new default skins and default skins. That's no default skin? No, default skin nuove. No, poggers. No. Oddio, la skin da pelati ci sarà. Skin nuove. Sì, non puoi mettere quella che voglio. In the game. And for us this is like one step towards reaching that goal. Oh no. Oh, no. Lana update. No. No. Sto piangendo, ragazzi. Cazzo li metti i blocchi? Ma cos'è?
Quindi c'è quest'altra skin. Ma chi se ne frega? Quest'altra skin. Ma che cazzo se ne frega? Raga, 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 c'è la skin. Raga, c'è la skin. Eccolo lì. Ecco il politically correct, ragazzi. C'è anche la skin, posso, tipo... Posso andare controcorrente e dire che non è sbagliato? No, è ma giusto. Ma ognuno ha la sua, Tiar, ognuno ha la sua. Chi è che usa quelle di base, figa? No, lo so, però allo stesso porca tempo... puttana. O le mettono a pagamento adesso. Oh. Come la Petrock. Addio. Ah, ma allora, mettimi un codice creatore. Ecco. Fai le robe a pagamento. Fai la roba fatta bene, come Fortnite. Fai il passo battaglia, che cazzo ne so. Non sta merdata. Infatti. No, raga. Sta accendendo il lama. Fermi tutti. Poi lama scorreggia. Infatti. Ma che... Ma è solo l'inizio. Ma sta sputando. Ma sputa... Ma perché... Lots of new default skins. Wow, it's a lovely video. No, yes. Cioè è il default, se ne frega! È il default skin update. Oh mio Dio, sto impazzendo. O comunque manco un pelato, che è sta storia? Infatti, l'incredibilità dove sta? La verità. In Minecraft, and I think che tristezza. Paraculo! Ma c'è altrimenti... un paraculo, smettila. Ma sono lì su NameMC e ha detto: ah, bellissima skin, mo facciamo skin update. Mamma mia, ma è una paraculata sta cosa. Non è content. Vabbè, cioè, vabbè. No, Tiar, dai, porca troia. Allora, Sibo, non è content, ma è una cosa che in quanto... Ma non puoi presentarmi così, ma quanto azienda che si deve paraculare in ogni modo. Non è paraculare, è giusto. Secondo me non è sbagliato che lo faccia. L'importante è che l'update non sia solo questo. Appunto, mi sta preoccupando questo. Ma non c'è neanche un nome per sto update, dai. Capito, perché... Se inizi così, come vuoi che finisca. Ecco. Oh. Sto male. Yes. Ok, un nuovo blocco. Ok. Super colorful. Carini. Signs. Ok, i cartelli appesi, ragazzi. I cartelli appesi. Ma cos'è? Ma cosa stiamo vedendo? I cartelli appesi. Chi se ne frega? Ok, chi se ne frega? We all know the sign blocks and what they do. And cartelli these blocks, appesi. Cartello messicano update. They have three different states. Sono le insegne. Belli, per carità, belli. Ma so carini, per carità, Ma non è, cioè, che aggiornamento. Ma fammi vedere le cose, ti prego, ti scongiuro. Armor in pelle per il cavallo Pog. C'è già. Vabbè, allora, devo dire carini comunque, carini, per carità. C'è già, Simo, da quanto c'è già? C'è già. Da quanto? That's so pretty. Scusa, Tech, non c'è già l'armatura dei cavalli in pelle? Sì. Forse non è craftabile. Però. No, non è soltanto ferro, oro e diamante. No, è craftabile, c'è, raga, la puoi pure colorare. C'è davvero? Certo. These are blocks to do something else, for example, create like really colorful flags. Ma li hanno rubati da una mod, ma ci sono mille mod con i cartelli. Anche magari quelli con le frecce, puoi girarli, vabbè. Ecco, meno 20 fps già vedo. Yeah, flags. Sì, queste sono tutte entità, like ragazzi. Festival feeling. Like per carità, belli, però. Sì, sì. Cioè, cioè, really yeah. Agnes, raga, è un, così si chiama, proprio update di tante piccole cose in giro e basta. Yes. Cioè, non c'è un tema. Aspetta, dei sign block, aspetta. Maybe 12 years ago, when I played Minecraft, I hadn't really found my play style yet. And then my little brother... He started to place signs on a castle he had built, and he was like, "This family lives here, and this is names of their family, of this family," and that inspired me a lot. So I started to do that too. So I started to like name different villages. Ma guarda che ci avranno messo due minuti a fare stop. Like, ma che cazzo ci vuole? Solo due minuti. Cioè, cosa ci hai messo un anno per fare una storia? In Blockbench lo fai davvero in 5 minuti? Sì, lo fai in 5 minuti. I do love signs and the hanging signs. Yeah, I was gonna say, do you think that hanging signs? Sì, ma 5 minuti per vedere i cartelli appesi? No, no, ragazzi. No. Ma ci sarà anche altro, Sì, ma 5 minuti che mi parlano dei cartelli. Han detto, no, raga, non avete capito. Cioè, questo update non c'è un cazzo. È null update. Non c'è, adesso mostreranno due cagate. E basta. Non c'è il trailer, non c'è. Non ha neanche il nome, ragazzi. Come fanno a mettere un update? Meno male che si voleva far perdonare. Cioè, minchia. Pensavo così. Ma qua partirà il dissing pesantissimo. No, raga, no, è uno schifo così, dai.
Deluso. Io mollo, deluso. Mollo Minecraft. Oh. Like with everyone basta, said, è finito. Oh, il nostro blocco. Bambù. Cos'è sta roba? Planks, il bambù. You have fences. You have trap doors, fatto i blocchi di bambù. Doors, okay. Carini, look, carini. Look, non c'erano già. Faccio le robe giapponesi. No. Io me lo ricordavo già. Carini però. Forse era una mod. Nelle mod. No, no, sì, è una mod con cui ho fatto una miniserie, mi sa, in live. Yes. Ma poi, vabbè, perché quando fanno vedere le cose con i blocchi sì, nuovi fanno delle cose che sono neanche un bambino di 2 anni farebbe? Comunque, raga, niente, praticamente questa update in sintesi prendono tante piccole cose in giro e fanno l'update. Ora hanno preso la giungla, blocco di bambù, i cartelli, nuovi cartelli, mo andranno un'altra parte, altra piccola aggiunta. Sarà così? Dopo vi venga tutti noi sub, raga. Eren, non arrivi a 8 minuti domani. Ma basta lo short che devo fare stasera. Anzi, non so manco se farlo. Posso dire? Tiar, non dirmi niente, ti scongiuro. Non devi dirmi nulla oggi. No, no, raga, io non devi parlare. Da casual gamer di Minecraft. Da casual Minecrafter. Dai. No, no, no. Ma sta zitto, ma che vuoi? Ma per ora non è male. È anche una merda, è la cosa peggiore che abbia mai visto. Fa anche schifo con la texture lì, posso dirlo? Sì. Domani rifaccio la tier list delle versioni e lo metto uno. Dai, che ma cos'è questa roba? Non sarà mica una roba fatta bene. Ma... con una cosa ma sono pure contenti! Sì, guarda che figata che abbiamo fatto, yeah! Dai, ci stanno trollando. No, raga, hanno trollato, hanno trollato. Mmm, yes. Ma cosa so exciting? Raga, hashtag Agnes out. Guarda, c'è anche il cartello del... No, 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 no. And you're gonna have a boat? Well, not exactly. Cioè, la mia chat è inorridita. Pier, mi insegni a giocare a FIFA dopo? Okay. Oh, va bene, Simo. No, no, io sono serio. Hanno messo le zanzare! Le zanzare di bambù! È letteralmente una barca con una texture diversa! 10 su 10. 10 su 10 l'update. Le zanzare! Minchia, raga, me le torni in Sicilia! Ce faccio prima! Noi che ce ne andiamo a fanculo dopo stasera. Ecco. Noi che andiamo a bere l'acqua del naviglio. E guarda come gode fa, le ho fatte così bene. Waterfalls in the caves. C'ha ragione, sono carine. Sì, sono le cascate. Puoi stare con una barca qualunque, Agnes. Non so se lo sai. Ecco, ma oh, lui è Chad. Scusate. No, raga, lui promette bene, però. Sì. Lui quindi è. Ognuno ha fatto 2 cavolate. È quello di Lost. È quello di Lost lui. Ah sì, coso? No, raga, lui è quello. È Ulraf lui, no? No, sì. No, lui è forte, raga, lui è fortissimo. Dai, ti prego, salvaci. Ti prego, salvaci. Lui è fortissimo. Sure, I'm a gameplay designer. Allora, qua sta dicendo che cosa fa lui in Mojang e poi lui metterà le sue update. Secondo me, hanno detto ogni sviluppatore fate qualcosa, perché sennò non abbiamo un update e ognuno si è inventato 2 o 3 cagate. Sì. Ma stamattina si sono messi a farle. Madonna, che stanza settica che c'ha questa. C'ho freddo solo a vederla. Perché troia. Lui è quello dell'archeologia, raga. Lui è vero. Quello dell'archeologia. Oh, bella la maglia. Posso? No, la maglia è bella. Mi manda il link. I do love all of the features. Lui è quello che ha creato l'archeologia, ragazzi. But if I have to pick one, I actually... E se non è stato licenziato, vuol dire che c'è ancora. Ti prego, salvaci in corner, ti scongiuro. Well, sì, ma vi rendete conto che stiamo chiedendo l'archeologia? Vuol dire siamo disperati. Nuove librerie! Libreria utilizzabile? Vabbè, qua ho fatto il predict incredibile. Ecco. Vabbè, dai, ok. Ci puoi mettere gli enchanted books? Oh, questo è nuovo, dai. Questo è bello. Perfetto. Così te li dimentichi, eh. Non sai più quali sono. Sì, poi non li... Però se fai le varie sezioni, tipo qua... Sì, questo è bello. Voglio fare la biblioteca, raga. Questo l'ho azzeccato, raga, l'ho previsto in qualche modo, non so neanche io come. Questo ce l'avevano Pandora. Sì, sembravano sì, sì. Incredibile, raga, è entrato lui e ha già sotterrato il tipo di prima con i cartelli. Sì, ma i cartelli, cioè, a me è arrivato in faccia il cartello. Ti hanno tolto anche il tough golem. E poi aggiungono il rascal e ti dà il colpo di grazia. Come il soldato per terra, arrivi con la spada e gli dai il colpo. Titola live, direi.
spari al cadavere. Like esatto. Perspective of someone that lives in the world, so from like characters in the world, which means, for example, they write like non ci posso books, credere, ragazzi. And the stories they write there, they might not even be true. So they could be legends. They could be legends. So but then in the notebook outside the game, then it's my perspective. So then it's like, this is what really happened. Oh, I just love that. I think there's, so do both. I mean, seeing like the stories written and then being able to pull them from the bookshelves, like I get so excited about it. And these will also have redstone capabilities. Yes. So using a cool character, you're actually going to be okay. Oh, carino, carino. Vabbè. Ma gli altri rimangono, le altre librerie. Contato comunque. Sì, ecco, carino. Carino. Dai, vabbè, some carino, bello, sì. Per sì. Aprire, dai, classico. Ma perché gli hanno fatto la texture che matcha col bambù? Non lo so. Perché mi devi per forza spingere il bambù che non magari c'è? Ma soprattutto perché perché non puoi farle di diverso stories, tipo le librerie? Like the first idea that just pop up, like I want to build a castle and I want like an evil queen to live in this castle. Vabbè, comunque dai, è un video, l'abbiamo messo in saccoccia. Adesso vediamo gli altri. Esatto. Vediamo il content di un anno come lo fa. Esatto, perché non voglio fare per un anno video. Ecco la mia nuova libreria segreta. Someone in the community to do that and then I want to play it. That's a good idea. I'm pretty that's sure someone will made right now. Yes, exactly. It will be awesome. Vediamo. And vuole un escape room in Minecraft. Sai quante cazzo ce ne sono online se conoscessi davvero il gioco? Ecco. Really really good to decorate with. So I love they really have like a fantasy historical feel to them and that's actually a feel we want for all of Minecraft. And have you noticed the top texture? So you can see it like ecco, on the floor sì. There. Now we're gonna on the floor, yes. Ah, che a terra. E c'è un legno. Ah, matcha. Sì. It was very pretty as a floor. Cazzo. Colors are important. Cioè, ma se non me lo fai, Siamo rimasti. Cioè, siamo arrivati al punto che ci devi spiegare come usare la seconda texture del blocco. Cioè, questo è il contenuto che stiamo facendo. Minchia. Che devi guardarla dall'alto e ti viene un'altra texture. Wow. Ragazzi, guarda il mio nuovo pavimento su Minecraft. Il pavimento della casa, episodio 5 Minecraft Vanilla. Il fatto è che quel video è un feature that's quite close to my heart because I grew up interacting a lot with this. Giusto. So faccio il pavimento in resto e sotto ci metto la cantina per le minorenni. Oh, mi dissocio, Vediamo. Cammelli. Deserto. Cammelli. Hanno detto cammelli. Cammelli? Ma perché? Ma c'era il desert update, perché mi devi fare il ecco, quanto io mi vedo il modo più bello. Tier camel. Camel. Cammello. Vabbè, cammello. Alla zampa, Oh, si vanno in due però. Pro Pog. Bello. Anche le barche in effetti sono due. Sì, però sulla terra oddio! Però l'animazione no, è salta. Che cazzo è? Oddio. Ma il cammello non salta. Che cosa dirle, Scar? Ma dove lo porta sto povero cammello? Minchia, manco il cavallo di Skyrim. Un'escursione termica di 200 gradi a subito. È 2 minuti. Allora, cartelli appesi. Growing up, going on bambù, field trips and sort of seeing them and riding them. Cosa c'entra tutto really distinct no, niente, memory? Raga, è il random update. Update questo qua. Per quello non sanno dare un nome. Che nome è questo update? Raga, se andate su CurseForge lo sfoglio delle mod. Allora dobbiamo fare che però se killo il dromedario mi droppa l'acqua. No, ci fai col tasto destro col secchiello d'acqua e lo riempi, lo svuoti la fonte d'acqua nel laser, lo porti nel nether e crei l'acqua e fai no, lo porti nel nether e fa nel nether diventa cotto automaticamente. That was the thing I really il fatto che non c'è nulla di solido. Agnes, non puoi eccitarti per un cammello, dai, per piacere. Minchia. No, io me la voglio proprio immaginare lei che passa tipo 16 ore in un giorno a giocare col cammello su Minecraft. Porca puttana. Vabbè, però
Allora, cerco i cammelli, trovo i cammelli, farm di cammelli, altri tre video sono fatti. Ok, ok. Ah, sì, perché il video in cui metti i cartelli appesi in giro per la base non lo fai. Ecco. Ecco, come cazzo lo chiamo, bro? Cambio tutti i cartelli della base. Il nuovo cartello della droga nel mio mondo di Minecraft. And this is of course true for camels as well. And since camels are a rideable mob, sì, ma questa update me la devi dare dopo domani, cioè non è che me la dai fra sei mesi. No, no, l'anno prossimo 2023 ha detto. 2023, Declan, no, ma raga, ma sta succedendo qualcosa dentro lì che noi non sappiamo. Minchia. Sono bollitissimi, non è finita. Sì. Right and left is really quick in Minecraft. And camels are quite big animals, ma scusa, ma, so they're a bit slower. C'è Microsoft dietro, ha comprato società per miliardi di dollari e non mi fai i cammelli, i cartelli appesi, no dai, no, non posso credere, dai, can't believe, no way, minchia. So using the dash, you can clear è uno scatto, non è un salto, sì, perché sì, i cammelli non saltano. Sì. Non scattano neanche così i cammelli, dai. No. Te avevi visto un cammello, tu? Sì. Ah, ok, non sono salito a bordo. Sei zitto, Pierre! Però, però, dai, almeno una roba... Vabbè, è una roba nuova, ok. È qualcosa nel deserto che era vuoto, va bene. Allora, a meno che non mi fanno 100 aggiunte nuove random in giro per tutto il gioco, va bene. Ma se mi fanno 5 cagate, no. Guarda, allora, sono le 7:15. È un quarto d'ora che parlano di 3-4 cose fino adesso. Porca troia. Sono 4 le cose. Cazzo, Mario Crafty ritorna a bordo dei cammelli. Minchia. Io leggo la chat, siete tutti delusi, ragazzi. Sì, no, ma tutti. Minecraft. Io ho visto tipo la sfilza di parole bannate scritte, tipo. Sì, anch'io, vabbè. Datemi la nuova dimensione. Era il riassunto, non c'era una merda. Raga, cioè, secondo me ormai il single player è proprio morto. I cartelli appesi sono carini, sì. Cioè... Tier, smettila, per piacere. Tier, sta zitto. Scusa, io mi sto divertendo. Il fatto che c'erano le skin di default nuove, basta. Io dopo shoppo FIFA, ho deciso, basta. Dai, parlo di dire. Gioco a Fortnite, raga, dopo. Gioco a Roblox, io. Cos'è che ha fatto il cammello? E.T., è la scena di E.T. Sì. A little bit cute. Maybe ugly cute. Ok. Yeah, I mean, io poi me lo guarderò domani, ma perché io non ci posso credere. Per questo, no. I don't want to be the one aiming the boat, but I basta parlare di cammelli, vi prego. Minchia, basta. Tanto dobbiamo parlare di cammelli ancora. Ma il link della sciarpa me lo mandi di Shane. Lo sarà ricamato da sola. Punto e croce, ecco cosa fa durante il resto dell'anno. Fa punto e croce, poi la congelano per 8 mesi e la scongelano giusto in tempo per il Minecraft Live successivo. Oh, cammellino! Cazzo! Bebe. And something pretty interesting is that the guarda che belli che sono, vero? Guarda che proprio... Oddio, hanno le gambe, potevano aggiungerci magari una... Però sono carini. Allora, ma guarda come sta piazzato a terra. Sì, guarda, è bellissimo. Che... È giusto, è giusto. Però posso fare un'osservazione. Cioè, avevano già pensato a un desert update. Sì. Con le osi e i suricati. Sì. Perché quella roba lì ancora non la vediamo, che è di anni fa e ci portano i cammelli? Perché è per il multiplayer. Almeno così ti puoi muovere in due sul cammello. È un dromedario, non è pure un cammello. Che palle! È andato il tuo pupillo, è andato. È finita. Yes, we do have a surprise. Oh! Previous years. Aspetta, sorpresa. Una sorpresa, ragazzi. Many, many months after live, but this year. We're very excited about this. This year, you will actually be able to playtest new features in betas, snapshots, and previews used a few days. Dai, tra qualche giorno abbiamo già i cammelli. Sì, tra pochi giorni, almeno quello. Dai, è un altro mese, si campa. Sì, ma poi come facciamo nel 2023 a chiudiamo tutti i baracca qua? Cioè, basta, finito? It's almost the end of the show and we non ci credo, è finito. No, è finito qui. È finita, è totale. È bellissimo. Ma che cazzo mi significa? Ma che Ma infatti okay. Il mob vote dov'è, oh?
adesso è l'unica cosa che manca, ha detto. No, raga. E adesso arriva. Non ci credo. No, no, raga. Non ci credo. È tutto il mio lavoro di mesi per questa merda. Io basta, io ho chiuso, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Cosa vuol dire? Dai che vince il Rascal, raga. Dai che vince il Rascal. Raga, se vince il Rascal. Allora, guarda che se vince il Rascal le sub sono 15 a canale. No, eh. No, i miei soldi, devo pagare l'ultima tassa. Ah, bro, mi sono andato. Sì, raga, potete bestemmiare in chat, sti cazzi. Cioè, ma... buttato, ragazzi, cioè... veramente. No, non ci posso credere. Cioè, io no. È finita, raga, abbiamo assistito alla morte di Minecraft. Non so cos'altro ecco, dire. Ecco, hai il titolo. E beh, bel titolo di merda, cioè il canale è basato su quello, Tier. Cioè, ah, sì. Che bello. Vabbè, ti le aggiungi te con le mod. Che content. Vale. Cioè... sono sicuro che era così. Perfetta. Cioè io non so che dire. Stiamo facendo vedere come wow figata. Allora wow, aggiunte figata. Carine. Però queste aggiunte sono aggiunte che normalmente vedi nel terzo snapshot della versione. Esatto. Tipo quando buttano dentro le robe che non t'hanno detto ancora. Ok raga, adesso basta con la chat per favore. Mi ho dato 30 secondi di sfogo. Ora basta. Adesso i modi cominciano a bannare. Oh, eccoci qua. Eccoci qua. Mob vote. Ma questo secondo te è fatta. Ne hanno fatte tre così? No, sì, può essere. No, non ci posso credere che è finito, ragazzi. 7-20. Cioè, ha preso più di metà dei voti, raga. Ha preso più di metà dei voti. È lo sniffer. È lo sniffer. Pascal. Ecco. Ah, peccato. Vabbè. Palesa. GG. Vabbè. Chi l'avrebbe mai detto? E quindi l'archeologia, niente? Posso fare una battuta? Mi sa che dopo questo lo sniffer è l'unica cosa da fare. No. Si è sentito pure malissimo. Ma come vai? Io comunque voglio il maiale elettrico che muove la testa. Sì, quello me lo scambio. Io voglio dire, non posso dirlo cosa voglio adesso. Un pochettino di acqua del... Oh? Ma cosa devo dire, ragazzi? Ma passa il treno. È in ritardo. Oh? Cosa c'è? Il trailerino quello del... No, è in ritardo per il treno, quindi sì. Si è perso l'evento. Bro, non ti sei perso un cazzo, faceva cagare. Guarda, infatti, pure non c'è tu. Ora ci sono altre skin, quindi... Ecco. Ossidia, vuoi riassuntino? Una cagata. Oh! È stato bellissimo! La rana azzurra, bellissimo. Guarda e giudica. Ragazzi, questo qui è stato il momento più alto di tutto il Minecraft Live. No, raga. Ho rivalutato l'ultimo trailer.